I fratelli Steven e Justin Assanti sono stati i protagonisti dell'ultima puntata di Vite al Limite trasmessa su Real Time il 26 giugno e la loro storia, le immagini mostrate, le confessioni che hanno condiviso con gli spettatori sono state a dir poco incredibili. Il 33enne Steven pesava circa 360 kg mentre suo fratello minore è arrivato a pesare a 270. Entrambi hanno avuto problemi con il cibo sin dall'infanzia derivati da una madre pressoché assente e alcolizzata e da un padre esasperato che ad un certo punto ha mollato tutto per andarsene. Il nuovo fidanzato della madre era estremamente violento con loro e quando la sera la donna usciva per ubriacarsi e rientrare a notte fonda, lasciava del cibo pronto per i figli. Steven è arrivato ad ingurgitare fino a 6 pizze al giorno prima di essere ricoverato in diversi ospedali da cui, per vari motivi, è sempre stato rigettato. Il padre dei fratelli Assanti ha attraversato l'America per condurli a Houston dal dottor Nozzi di Vite al Limite e dar loro finalmente una speranza di guarire, almeno di salvarsi. Ma come stanno oggi Steven e Justin? Alla fine del primo episodio abbiamo visto il medico inserire Steven nel programma di riabilitazione per risolvere una forte dipendenza da farmaci, prima di riammetterlo in ospedale e continuare la dieta. In 12 mesi estremamente difficili e dopo una brutta caduta, Steven pare aver perso 33 kg, ha cercato di rimettere in sesto il rapporto con il fratello Justin, che nella sua assenza ha aperto un negozio di hobby a causa del quale è tornato ad ingrassare.